Traffico di banconote false, perquisizioni anche a Reggio Calabria. I carabinieri del comando antifalsificazione monetaria hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico internazionale di denaro falso. Un nuovo pentito fa tremare l'andrangheta a Milano, conosce i segreti del clan Papalia. Rosi Barbaro collabora con i PM. Nel primo verbale i rapporti con la famiglia Maiolo e quelli con il capo del locale di Pioltello. Legate tra loro con un cappio e trascinate con un mezzo a motore fino alla morte di una delle due. E questo, denuncia la LAV in un comunicato, l'atroce trattamento riservato a due giovani cagnoline che vivevano libere sul territorio a Palizzi e che erano in attesa di essere trasferite presso il rifugio gestito dall'associazione Anime Randagio di Bovalino. La regione continua a sborsare più di mezzo milione all'anno per gli affitti, decretata una spesa di 520.000 euro per pagare i canoni di localizzazione delle tante sedi periferiche che ospitano uffici della giunta. La storia della struttura inaugurata da Mattarella è celebrata da tutti i governatori. Sbarchi Furgiuele, approvato mio ODG a sostegno dei comuni calabresi, il deputato della Lega annuncia sostegno concreto ai comuni calabresi in prima linea nelle operazioni di accoglienza e primo soccorso. Ufficiali le dimissioni di quattro consiglieri, si tratta di Carabetta, Ratis, Garreffa, Passafaro, manca Previte. Il municipio intanto il saluto alla città dell'ex sindaco Giovanni Calabrese, siamo a Locri. Benvenuti in informazione di Telemia, cominciamo dalla cronaca, traffico di valuta falsa, 8 misure cautelari a Napoli, ma la base era anche in provincia di Reggio Calabria, a servizio di Giuseppe Mazzaferro. 8 misure cautelari, 1 in carcere, 5 domiciliari e 2 divieti di dimora sono state firmate dal GIP del Tribunale di Napoli, ad eseguirli i militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nei confronti di 8 persone che avrebbero messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di valuta falsa. I provvedimenti rappresentano la conclusione di un'attività investigativa avviata nel luglio del 2018 che ha puntato i riflettori sui principali collettori distributivi attivati nel marketplace e social media mediante pagamenti in criptovalute, e gli accertamenti disposti dalla Procura partenopea hanno consentito di smascherare l'operatività di un'associazione per delinquere strutturata per la gestione di una rete distributiva contigua alle più temibili filiere produttive partenopee, con terminali in Italia, nelle province di Gorizia, Firenze, Catania e Salerno, e all'estero, Austria, Belgio, Cipro, Estonia e Francia, ed ancora in Germania, Grecia, Gran Bretagna, Indonesia e tanti altri stati europei. L'estensione internazionale delle investigazioni ha visto il coinvolgimento di numerosi stati europei con la collaborazione delle autorità austriache, oltre al finanziamento e al supporto di Europol per il collegamento delle polizie estere interessate. Le investigazioni condotte con il reparto tecnologie informatiche del raggruppamento investigazioni dei carabinieri scientifici e con il contributo della neoistituita sezione criptovalute del comando dei carabinieri antifalsificazione monetaria hanno consentito di delineare le dinamiche distributive della valuta falsa attraverso un vendor attivo sul marketplace del 2012, il quale, ricorrendo a complessi processi di anonimizzazione telematica, gestiva i pagamenti in criptovalute e le conseguenti forniture effettuate da spedizionieri che inviavano plichi e pacchi postali, calando la valuta falsa all'interno di materiale vario come giocattoli, manufatti in legno e tanti altri oggetti. Nell'ambito di questa operazione sono stati sequestrati 41 plichi postali all'atto della consegna in Italia e in diversi paesi esteri. C'erano banconote false di vario taglio da 20, 50 e 100 euro per un importo complessivo di 120.000 euro, nonché numerosi device utilizzati per le transazioni operate dal Darknet e i trasferimenti di criptovaluta. 31 persone sono state arrestate in flagranza di reato per aver perfezionato l'acquisto di banconote false sul dark web localizzati in Italia e all'estero. La stamperia digitale
quale si trovava ad Arzano, a Napoli, per la produzione delle banconote, attrezzata con apparecchiature altamente performanti, i cui produttori sono già stati arrestati il 1 dicembre del 2021 in esecuzione di una misura cautelare di arresti domiciliari emessa dal GIP della medesima operazione. Complessivamente sono 50 gli indagati a piede libero. Poi i comandi dell'arma hanno infine eseguito numerose perquisizioni nei confronti dei terminali della filiera distributiva, tra cui ricordiamo molti localizzati nella provincia di Reggio Calabria. Inoltre, per i terminali localizzati all'estero, nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia, sono state interessate le polizie di altri stati, come quella di Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia e tanti altri stati del nord-est Europa. Una nota ci giunge, città di Reggio Calabria, presidenza del Consiglio, Commissione Consiliare Controllo e Garanzia. Presidente Massimo Ripepi, Regini, dimenticatevi per il momento dei concorsi al comune, era impensabile, ma l'amministrazione più scarsa della storia c'è riuscita ancora una volta. Si sono incartati rovinosamente e prevedere nuovi assunti al comune di Reggio Calabria dovremo attendere ancora molto tempo. Eppure gli stessi amministratori avevano annunciato in pompa magna che le due società aderenti al bando per la gestione in remoto dei concorsi al comune erano le più titolate in campo nazionale, ma la ghigliottina dell'insindacabile valutazione della commissione esaminatrice le ha escluse entrambe per mancanza di alcuni documenti ritenuti fondamentali, evidenzia il dottor Massimo Ripepi. Andiamo adesso ancora a Reggio Calabria per una questione giudiziaria. Per mancanza di una condizione di procedibilità, il GUP di Reggio, Stefania Rachele, ha disposto il non doversi procedere nei confronti di due soggetti imputati per 4 furti avvenuti a cavallo tra il 2020 e 2021 a causa della riforma Cartabia, che prevede l'improcedibilità per i reati di furto in assenza di querela di parte. Si è concluso così il processo nato da un'inchiesta coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e condotta dalla polizia, che aveva intercettato i due imputati facendo luce su una serie di furti consumati nei vagoni dei treni merci parcheggiati vicino alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni. Truffe ad anziani, prevenire e contrastare le truffe perpetrate nei confronti di persone anziane. È l'obiettivo di un protocollo d'intesa firmato tra la prefettura ed il comune di Vibo, nelle persone del prefetto Roberta Lulli e del sindaco Maria Limardo. L'iniziativa fa seguito alla direttiva del Ministero dell'Interno, con la quale le amministrazioni comunali vengono invitate ad incentivare economicamente a mettere in atto una serie di azioni che possano limitare il fenomeno delle truffe agli anziani o anche gli effetti delle stesse, affiancando il lavoro svolto dalle forze dell'ordine. Da 30 anni a 17 anni e 6 mesi di reclusione cambia l'entità della pena tra primo e secondo grado nei confronti di Giuseppe Prostamo, di 37 anni, accusato di concorso nell'omicidio di Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari, scomparso per un caso di lupara bianca tra il 9 e il 10 di ottobre del 2018. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha escluso le aggravanti della premeditazione e di futili motivi per come chiesto sul punto dalla difesa del giovane di San Giovanni di Mileto. 'Ndrangheta a Milano, si pente Rosario Barbaro, il genero del presunto boss, e tremano i clan del Nord Italia, servizio di Raffaella Silvestro. Rischia di destabilizzare il mondo della criminalità organizzata della Locride. Ma le cosche dell''ndrangheta presenti in Lombardia iniziano così a tremare. Rosario Barbaro, nuovo collaboratore di giustizia gestito dalla DDA di Milano, è direttamente legato a una delle cosche calabresi più importanti nel panorama criminale, quella dei Barbaro Papalia di Platì. Rosario Barbaro ha alle spalle una condanna per associazione mafiosa rimediata a conclusione del processo Cerberus, scaturito appunto dalla nomina vasta e articolata operazione antimafia scattata nel 2008 nel Nord Italia e in particolare in Lombardia. Barbaro avrebbe iniziato a collaborare con la Procura di Milano e anche con i PM. Da un suo verbale dell'11 luglio scorso, depositato assieme ad altri atti del Tribunale del Riesame relativi all'inchiesta della squadra mobile diretta da Marco Calì, che solo poche settimane fa ha disarticolato la cosca Maiola, originaria di Caulonia ma da decenni stanziale nel comune di Pioltello a nord di Milano.
L'indagine così ha visto finire in carcere 9 persone, una buona parte della famiglia Maiolo, tra cui il vecchio boss Cosimo, già coinvolto nella maxi operazione Infinito del 2010. L'inchiesta però è molto più ampia e vede in totale oltre 50 indagati per mafia. Il pentimento di Barbaro sarebbe così una novità di assoluto rilievo per i clan trapiantati in Lombardia, i quali dopo la collaborazione negli anni 90 di Saverio Morabito non avevano mai subito crepe interne all'organizzazione. La figura di Barbaro si affianca così a quella di Domenico Agresta, inteso Miku McDonald, legato ai platiesi residenti nel comune di Volpiano. I due risultano i più importanti collaboratori oggi nel nord Italia. Barbaro è sposato con Serafina Papalia, figlia del boss Rocco Papalia, oggi libero dopo quasi 30 anni di galera e residente sempre a Buccinasco, e figlio del defunto Domenico, alias Micula Australiano, già legato a doppio filo con i fratelli Domenico e Antonio Papalia Domenico, storici referenti al nord per l'Ndrangheta. La regione continua a sborsare più di mezzo milione all'anno per gli affitti, decretata una spesa di 520.000 euro per pagare i canoni di localizzazione. Vediamo come stanno i conti. Un paradosso racchiuso nelle cifre. E questa è la storia della cittadella regionale, un palazzo da 13 piani, alto 39 metri, con una superficie coperta di 65.000 metri quadri, con 2.400 metri quadri di garage. Una struttura inaugurata nel 2000 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una storia tormentata sia nella costruzione che nei costi. Progettata infatti dall'architetto Paolo Portoghesi e di recente intitolata all'ex governatrice Iole Santelli, la sua costruzione è stata avviata nel 1995 sotto la guida del forzista Pino Nisticò, ma la vera accelerazione dei lavori si è avuta con il presidente della regione Calabria Giuseppe Scopelliti. 10 anni di travaglio che hanno portato al triplicare dei costi di costruzione, passando infatti da 53 milioni di euro ad oltre 160 milioni di euro. Travagliata la costruzione della struttura, quanto travagliata è la questione dei costi. L'ufficio del patrimonio della regione calcola in 5,5 milioni annui quelli che finora venivano spesi per fitti, oggi risparmiati dalla cittadella. Calcolatrice alla mano, serviranno più o meno 30 anni per ammortizzare il costo dell'enorme manufatto. E se ciò non bastasse, in questi giorni arriva dal Dipartimento Economia e Finanze l'impegno di spesa per il solo 2023. Pensate, in fitti ancora oggi la Regione Calabria spende 520.000 euro in fitti delle diverse unità immobiliari adibite agli uffici della Giunta regionale. A questa vanno poi aggiunti i costi relativi alle utenze di acqua e elettricità delle singole sede periferiche della Regione. Ad oggi, infatti, sono aperti alcuni uffici nel centro di Catanzaro. Un ulteriore, quindi, beffa, soprattutto spreco per una Regione che certamente di soldi non ne ha. Contagi in calo, parliamo di virus, di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 446, ieri erano 532. I positivi riscontrati a fronte di 3.254 tamponi eseguiti, con un tasso sceso ulteriormente dal 15.93 di ieri al 13.71. Tre i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.257. Occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, nonché area tutelata per interesse paesaggistico. Per questo militari della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Corigliano Calabro, hanno denunciato esercenti attività venatoria in spregio al demanio marittimo. Militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale, NOPA, questa è la sigla, hanno effettuato un'operazione di polizia demaniale marittima lungo il lungomare di un comune dell'Alta Sibaritide. Grazie ad appostamenti e monitoraggi è stata accertata l'occupazione abusiva di parte del litorale, area soggetta a vincolo paesaggistico, con il mantenimento di appostamenti per attività venatoria. Parliamo di benzina. La ditta che gestisce un distributore di carburanti sul territorio del comune di San Ferdinando è stata multata dalla polizia locale per l'omessa comunicazione telematica dei prezzi praticati. La sanzione di 1.032 euro è giunta al termine di controlli disposti a seguito del caro carburanti e del varo in Consiglio dei Ministri del decreto trasparenza contenente disposizioni per monitorare i prezzi della benzina. Ancora un'altra pagina, dai Domani della politica, un'attenzione
concreta a Roccella Ionica e dintorni. Il deputato calabrese Furgiuele punta a dare sostegno concreto ai comuni calabresi in prima linea nelle operazioni di accoglienza e primo soccorso degli immigrati. Servizio di Raffaella Silvestro. Sembra smuoversi qualcosa dai palazzi romani. A smuovere le acque è stato proprio il deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiuele, ponendo così all'attenzione il sostegno concreto ai comuni calabresi nelle operazioni di accoglienza. Il parlamentare lametino cita proprio Roccella Ionica, che porta con grandi sacrifici economici, logistici e parecchio volontariato l'accoglienza e il primo soccorso di migliaia di migranti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Furgiuele. Prego, onorevole, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Il fenomeno della migrazione irregolare è un fenomeno che pervade il mezzogiorno d'Italia. Abbiamo visto nella manovra di bilancio che il governo ha preso degli impegni concreti relativamente a quelle che sono le realtà siciliane, per esempio dei nostri fratelli siciliani, in merito a quello che è la necessità di sostenere delle realtà che sono avamposto in questo fenomeno di accoglienza, in questo fenomeno di primo soccorso. Seguendo quelle che sono le istanze, e vorrei che rimanesse agli atti di questa Camera, è molto importante, che ci sono giunte e mi sono giunte direttamente dall'amministrazione comunale di Roccella Ionica, ma che riguardano altre realtà importanti, cittadine come Reggio Calabria, Crotone, Isola Caporizzuto, Ardore, Stilo, Siderno e tante altre realtà, prendiamo un impegno solenne relativamente a quello che sarà il prossimo decreto flussi, che è stato già incardinato nelle commissioni riunite affari costituzionali e trasporti, che va nella direzione di spiegare come sia ormai necessario intervenire in modo concreto affinché realtà avamposto come quelle calabrese, che ad oggi, secondo i dati del Ministero dell'Interno, si attestano al secondo posto relativamente al flusso di sbarchi, al numero di sbarchi irregolari sulle coste italiane, venga data la giusta attenzione. Questo per dare seguito anche a quelli che sono gli impegni che il ministro Piantedosi ha voluto enunciare soltanto 2 giorni fa in Sicilia, parlando soprattutto di Calabria. Ma certamente rimanendo nel quadro, rimanendo nella cornice imprescindibile di quella che è la battaglia e la lotta contro l'immigrazione irregolare, contro l'immigrazione clandestina, che rimane un caposaldo di questo esecutivo. Un appello che sembra ora aver trovato accoglimento. Nasce in Calabria il progetto AmiChip, il lettore per rintracciare gli animali smarriti. Quante volte vi è capitato di incontrare per strada un cane, un gatto o un qualsiasi altro animale di compagnia che siete convinti sia stato smarrito, di cui dopo tante telefonate e post sui social non siete riusciti a identificare il legittimo proprietario? Tanti sono purtroppo ad oggi i post sui social di gente che trova animali smarriti per strada e di gente che invece cerca il proprio animale disperso. Da qui nasce l'idea di AmiChip. L'idea è quella di dotare delle attività commerciali diurne e notturne di lettori di microchip, in modo da dare la possibilità a chi ritrova un animale per strada di potersene servire ed avere immediatamente, attraverso l'inserimento del numero identificativo del chip sulla piattaforma online dell'anagrafe canina, i riferimenti essenziali per poter identificare il proprietario dell'animale smarrito. Commissione Sanità, Pasqualina Strafascia, eletta presidente, dice serve programmazione di lungo periodo. Leggiamo la nota: la consigliera di Forza Italia ha ricevuto 4 voti, l'organismo di Palazzo Campanella si è riunito ieri, eleggendo anche il nuovo segretario in Pietro Raso della Lega. Pasqualina Strafascia è stata ufficialmente eletta con 4 voti ed una scheda bianca alla presidenza della terza Commissione Sanità del Consiglio regionale. La votazione, la cui procedura è stata gestita dalla vicepresidente Amalia Bruni, si è svolta nel corso della seduta convocata a Palazzo Campanella, dove è andato in scena anche il saluto dell'ormai ex presidente Michele Comito, che nel frattempo è stato designato quale nuovo capogruppo di Forza Italia in seno all'Assemblea. Parliamo di università, la guerra per l'università. Parliamo ovviamente di facoltà di medicina. Fiorita, il sindaco, pronti alla battaglia legale. Ma ascoltiamolo, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. Ha annunciato la volontà di fare ricorso alla giustizia amministrativa per contrastare la nascita della seconda facoltà di medicina a Cosenza, ma anche se dovesse rendersi necessario,
per l'istituzione dell'azienda unica d'Ulbecco con l'integrazione di ospedale Pugliese Ciaccio e Policlinico Mater Domini. Il sindaco Nicola Fiorito ha voluto confrontarsi con cittadini, ordini professionali, sindacati e associazioni nel corso di un'assemblea pubblica convocata in vista del Consiglio Comunale Aperto sulla Sanità che si terrà lunedì prossimo. Io credo che lunedì il Consiglio Comunale darà un mandato politico al sindaco di tutelare la città, ma questo non bastava, non mi basta. Io credo che la città debba dirci che cosa dobbiamo fare. Per cui da questo incontro io mi aspetto di sapere e di conoscere cosa vuole fare la città. Certo, anche di rivendicare l'esigenza di condurre una battaglia in quelle che sono le prerogative della città di Catanzaro, che è una città civile, che è una città dialogante, che è una città serena, che ha sempre cercato di rapportarsi con il resto del territorio in maniera ragionevole. Noi quello che chiediamo non è nulla che non sia la ragionevolezza e l'equità delle scelte che vengono compiute. Credo che in questo periodo si siano sovrapposte due vicende che rendono tutto più complicato e che bisognerebbe tenere separati. Una è la questione dell'integrazione delle aziende, che è una questione che riguarda la sanità calabrese e che non può essere assolutamente più rimandata. Questa frenata che c'è stata sull'integrazione si è accompagnata a un'accelerazione molto brusca sulla facoltà di medicina. Bisogna spazzare la sovrapposizione tra queste due cose. Noi chiediamo che si proceda all'integrazione e chiediamo che il discorso sull'università, lo abbiamo chiesto e continuiamo a chiederlo, venga fatto in una maniera complessiva e ragionevole. Secondo Fiorita, il sistema di formazione universitaria deve tenere conto delle esigenze di tutti i territori. Se noi riteniamo che si possa dare ai cittadini calabresi e giovani calabresi la possibilità di studiare in Calabria, ampliando l'offerta formativa di medicina, questo valga anche per ingegneria, per architettura a Catanzaro, per ingegneria a Reggio. Se si procede soltanto per un territorio, si scoperchia il vaso di Pandora dei campanilismi e delle lotte, tutte giocate sulla forza e non sulla politica, tra i vari territori. Chi ha scoperchiato il vaso lo richiuda e torniamo a ragionare collettivamente insieme. E invece ora la raccolta differenziata, ma questa volta siamo a Crotone. Acrea attiva le eco-isole informatizzate. Andiamo a Crotone. Vetro organico secco residuo e poi multimateriali, quindi anche plastica e carta e cartoni. Queste sono le nuove eco isole informatizzate in servizio da oggi nella città di Crotone, un servizio che sta portando avanti la società Acrea S.p.A. Sentiamo il presidente, l'ingegnere Antonio Bevilacqua, come funzioneranno. Noi stiamo cercando di installare un sistema moderno e soprattutto un sistema molto libero e aperto per i cittadini. In questo modo i cittadini possono utilizzare queste eco isole informatizzate tutti i giorni e 24 ore su 24. Funzioneranno in questo modo. Per il momento è in via sperimentale, con la tessera sanitaria c'è la possibilità di attivare queste eco isole composte da 5 contenitori. E una volta con la tessera sanitaria o anche la carta d'identità con il barcode del codice fiscale c'è la possibilità di aprire e attivare queste ecoisole. Con la mano si sfiora la botola dove c'è lo specifico, c'è la possibilità di conferire lo specifico rifiuto e in questo modo il cittadino riesce a fare una raccolta differenziata, diciamo tra virgolette intelligente, smart come la chiamiamo noi. Quanto avete investito? Che tipo di fondi sono? Noi abbiamo investito circa 150.000 euro con fondi del credito d'imposta e Industria 4.0. In più i cittadini attraverso un'app che sarà fornita in seguito, hanno la possibilità da casa di verificare se lo stato di capienza di ogni singolo contenitore e quindi scegliere anche dove, in quale isola conferire il rifiuto. Nei progetti di Acrea ovviamente ci sarà una campagna di comunicazione per raggiungere il più possibile i cittadini. Appena finirà questa fase sperimentale noi procederemo con una campagna di comunicazione abbastanza intensa e in modo tale che i cittadini possono fruire di questo nuovo sistema e ottenere delle percentuali di raccolta differenziata molto alte.
Tumore all'utero in Calabria, non si fa prevenzione all'allarme di un medico che opera fuori regione. In Calabria il programma di screening per la prevenzione dei tumori al collo dell'utero delle donne è inesistente. A segnalare il caso è una giovane dottoressa calabrese di 29 anni, attraverso una lettera aperta al presidente della regione Calabria e commissario Roberto Chiuto, dove denuncia il caso anomalo della sanità calabrese. Il motivo che ha spinto Fabiola Scaramuzzino, medico di Gerace che opera fuori regione, è la mancata convocazione di molte donne al programma di screening che viene offerto gratuitamente in Italia alle donne con un'età compresa tra i 25 e i 64 anni. L'accesso al programma, che prevede l'esecuzione di un test ogni 3 anni di Papa test o di HPV DNA, avviene a seguito di lettera di invito da parte del centro screening territoriale. La mancanza di tale procedura sta mettendo a rischio molte donne, afferma la dottoressa, tenuto conto che per pura curiosità personale ha diffuso attraverso un passaparola social un questionario dal quale ha raccolto 836 risposte. Dai dati raccolti è emerso che solo il 72,1% delle intervistate ha effettuato un Papa test o un HPV DNA test. Alla domanda se si è ricevuto una lettera di invito da parte dell'ASP di appartenenza ad effettuare un Papa test gratuito, il 62,3% delle donne intervistate ha risposto no. Alla domanda indica se hai mai dovuto ricorrere a uno dei seguenti canali per effettuare un test, il 49% delle intervistate ha risposto di aver eseguito lo screening a pagamento. Un altro dato preoccupante riguarda la platea di donne sopra i 30 anni, il 92% delle intervistate non ha mai ricevuto una lettera di invito da parte delle ASP di riferimento. Da donna cittadina calabrese e medico, stigmatizza la dottoressa Scaramuzzino, nel commentare i risultati, trovo questi dati davvero allarmanti, in particolare per il fatto che più della metà delle donne che ha partecipato al questionario non ha mai ricevuto la lettera di invito a partecipare al programma di screening. Questo mi preoccupa molto. Una scarsa diffusione, precisa la giovane dottoressa, si traduce in una riduzione dell'efficacia del programma di screening, che ricordo essere finalizzato all'individuazione e al trattamento precoce di lesioni precancerose che possono altrimenti evolvere verso un tumore invasivo. Da qui l'affondo e la contestazione direttamente al commissario della sanità regionale. Sono tanti gli aspetti del sistema sanitario che funzionano male nella nostra regione e questo scoraggia molti giovani medici come me a tornare a lavorare in Calabria. Mi rattrista però l'idea di non dare alcun contributo affinché le cose possano migliorare, di girarmi dall'altra parte e cercare il meglio altrove. Credo continua sia poco costruttivo dire genericamente che la sanità in Calabria non funziona, ma spero che possa essere maggiormente costruttivo sottolineare uno specifico aspetto che funziona male e potrebbe essere migliorato. È per questo che ho deciso di scrivere questa lettera, chiarisce Fabiola, sperando che possa sensibilizzare le autorità sul tema della prevenzione e che possa dare un piccolo contributo al miglioramento di questo aspetto fondamentale dell'offerta sanitaria. A Palizzi due cani sono stati legati ad un'auto e trascinati fino alla morte di uno di loro. La denuncia della LAV è ora l'indagine dei carabinieri. Giuseppe Mazzaferro. Legate tra loro con un cappio e trascinate con un mezzo a motore fino alla morte di una delle due. E questo, denuncia la LAV in un comunicato, l'atroce trattamento riservato a due giovani cagnoline che vivevano libere sul territorio a Palizzi e che erano in attesa di essere trasferite presso il rifugio gestito dall'associazione Anime Randagge di Bovalino, che le aveva accudite fino al giorno precedente all'aggressione. Le volontarie, riferisce la LAV, le hanno trovate ancora legate tra loro, la sopravvissuta con grave ferite e sotto shock, accanto al corpo senza vita della compagna. Si tratta dell'ennesimo atto di violenza con il medesimo modus operandi, il trascinamento di cani con mezzi a motore fino a causare gravi lesioni o la morte, e purtroppo spesso utilizzato come metodo per punire i cani e per allontanarli da una determinata zona. Abbiamo già denunciato molti atti simili in passato. L'ultimo episodio, afferma la LAV, risale al dicembre scorso, quando un cane era stato trascinato fino alla morte in provincia di Lecce. Ora è capitato
capitato nella Locride. Queste atrocità non possono restare impunite e devono essere perseguite con pene commisurate alla violenza praticata e alla pericolosità sociale che contraddistingue chi assume simili comportamenti. L'associazione, già impegnata nella richiesta di una riforma della legge 189 del 2004 per ottenere pene più severe ed efficaci per chi maltratta e uccide animali, ha sporto denuncia contro ignoti e ha chiesto che il sindaco di Palizzi dia un forte segnale alla comunità condannando pubblicamente il gesto. Invita chiunque sappia qualcosa sull'atroce accaduto, conclude la nota, a contattare la LAV, anche ovviamente in forma anonima, per supportare le indagini nei confronti di chi ha con tanto odio ucciso e creato dolore a queste due cucciole indifese. Rimborsopoli, la Corte dei Conti riduce la condanna per Adamo. Deve restituire alla Regione 160.000 euro. I giudici di appello hanno in parte accolto le tesi dei difensori dell'ex consigliere regionale e dei 235.000 inizialmente contestati, 93.000 sono stati ritenuti spese ammissibili, confermato il risarcimento a carico di Ferdinando Aiello. E andiamo all'occhio adesso. Ufficiali, le dimissioni di 4 consiglieri, si tratta di Carabetta, Ratuis, Garreffa e Passafaro Mancaprevite. Vediamo che succede in municipio e poi andremo ai saluti del sindaco calabrese, ex sindaco calabrese. Adesso sono ufficiali e idonee a produrre effetti le dimissioni di 4 consiglieri comunali di Locri, appartenenti al gruppo di minoranza Scelgo Locri, Vincenzo Carabetta, Michele Ratuis, Anna Garreffa e Sofia Passafaro. Intanto hanno rassegnato le dimissioni dal civico consenso, presentandole direttamente in municipio. All'appello al momento manca il consigliere comunale Carlo Maria Previte, che si trova fuori sede. In un primo tempo, infatti, i 5 avevano comunicato le dimissioni contestuali tramite PEC, una comunicazione che è stata successivamente contestata dall'ufficio di presidenza e dal segretario generale, poiché l'articolo 38 del TUEL statuisce che le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autentico in data non anteriore a 5 giorni. Ora 4 dei 5 consiglieri di Scelgo Locri hanno provveduto a sanare il vizio di forma rassegnando le dimissioni, recandosi personalmente in municipio e sottoscrivendo gli atti richiesti. Le dimissioni dei 4 consiglieri comunali sono ufficiali, ha comunicato il presidente del consiglio Michi Maio, e sono irrevocabili e immediatamente efficaci, tant'è che provvederò a fissare un consiglio comunale nei termini del regolamento entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni per procedere alla surroga. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Oggi a Locri il saluto di Giovanni Calabrese, ex sindaco di Locri, neo assessore al lavoro. Riepiloga quanto ha fatto in 10 anni per la cittadina ionica e i suoi progetti futuri in questa intervista di Giuseppe Mazzaferro. Giovanni Calabrese, quasi 10 anni della sua vita trascorsi in questa struttura da sindaco alla guida della città di Locri. Oggi ha ripercorso momenti belli, meno belli, ecco, un passaggio obbligato anche a ringraziare chi è stato al suo fianco. Sì, un'esperienza importante, 3.500 giorni al servizio della mia città, dei miei cittadini, una missione importante in una città presa in un momento forse di maggiore difficoltà, che con grande impegno, dedizione da parte mia, da parte di tutti quanti, la squadra amministrativa e i dipendenti che mi hanno supportato e hanno supportato i nostri progetti, e siamo riusciti appunto a realizzare qualcosa di diverso, qualcosa di importante. Ho condiviso la scelta di Giovanni di salutare personalmente ognuno di voi, le donne e gli uomini di questo comune, i dipendenti comunali che ci hanno affiancato in questi anni, senza i quali tanti risultati non sarebbero stati raggiunti. Li ho definiti, Giovanni, compagni di viaggio, di questo fantastico viaggio durato 9 anni e mezzo. E quindi, così come ho fatto già in Consiglio Comunale, ci tengo a ringraziarvi per come ci avete supportato in questa azione di rinascita e di rilancio della città,
E mi permetto anche di ringraziarvi per come state collaborando in questo periodo, in questa fase transitoria che ci accompagnerà alle elezioni comunali della primavera del 2000, appunto di quest'anno, della primavera del 2023. È sotto gli occhi di tutti il rilancio di una cittadina pressoché in coma, e questo è stato possibile grazie alla visione strabiliante euforica di Giovanni, e noi insieme a lui e a tanti altri amministratori che dal 2013 ad oggi hanno gestito la cosa pubblica, possiamo dire senza tema di smentita di aver sempre guardato all'interesse di ciascun cittadino, mai a un interesse particolare. E quindi per me, diciamo, aver fatto parte di questa squadra, far parte di questa squadra è motivo certamente di orgoglio, perché sono certo che in futuro l'azione amministrativa di questa squadra coesa, caratterizzata, lo ribadisco, soltanto al perseguimento dell'interesse collettivo, dell'interesse di ciascun cittadino locale, perché noi abbiamo sempre guardato per come da caratteristiche di ciascuno di noi e per come guidati da Giovanni abbiamo sempre guardato all'interesse collettivo. Quindi chiediamo anche per il futuro, se mi sia consentito, uno sforzo ulteriore, quello di guardare al bene di Locri, di pensare che Giovanni avrà avanti una lunga carriera politica che inizia con questo incarico prestigioso che il partito e quindi il Presidente Occhiuto gli hanno riconosciuto. Personalmente ho conosciuto nel 2013 una persona di assoluta lealtà, che politicamente parlando, ho conosciuto una persona molto più giovane di me, con una maturità e una visione fuori dal comune, e questo è quello che ha caratterizzato la nostra azione nella quotidianità. Si inizia sempre con un grazie, una lettera di commiato e di riconoscenza ad una persona che per lunghi 10 anni ha vissuto da primo cittadino la casa comunale. Ha vissuto la casa comunale come la sua seconda famiglia. Quasi 10 anni in cui le porte si sono aperte nelle prime ore del mattino, perché la vita amministrativa è stata intrapresa come uno stile di vita, una missione, bella, complessa, a volte faticosa, a tratti entusiasmante. Una missione per riportare alla città di Locri la lucentezza di una cittadina di cultura e storia, una comunità che vive ricordando grandi personaggi, uomini che hanno fatto la storia. Uomini che hanno fatto la storia. È un luogo, Locri, che riecheggia tra l'archeologia, i miti, la storia, le meraviglie del paesaggio naturale. Una città, quella di Zaleuco, a cui è stata ridata la dignità, la tranquillità. Sì. Una città grazie, una città che grazie a te sindaco ha riportato al popolo l'orgoglio di essere cittadini locresi, come ami sempre dire, e di essere uomini liberi. Tanti progetti, tante le opportunità, e con tenacia e determinazione anche gli ostacoli, gli inverni, quegli inverni bui, quelle estate roventi sono stati superati. Tante battaglie, siamo scesi in piazza con il popolo per rivendicare i nostri diritti. E lo hai fatto come cittadino, ma come padre di famiglia e poi come sindaco. Quando nessuno ha avuto il coraggio di decisioni importanti, a tutti i costi, costi quel che costi, tu lo hai fatto. Sei stato il sindaco, il nostro sindaco, quello a cui non dovevamo chiedere nulla, aveva già la risposta pronta e c'è anche la soluzione. Il tuo ufficio è stato il nostro ufficio. Porte sempre aperte per i cittadini, in qualsiasi momento, senza feste, senza intervalli, senza sosta, costi a quel che costi. Casa tua è stata casa nostra, condividendo e programmando, vivendo momenti importanti e prendendoci anche piccole soddisfazioni. È proprio vero, certi amori ti lasciano un'emozione per sempre.
ed è questa emozione che conserveremo per sempre, con l'augurio di continuare a starti accanto, sempre e dovunque, in questa nuova ed importante missione chiamata Calabria. Grazie Sindaco. Quello che abbiamo fatto è davanti agli occhi di tutti. Qualcuno dice che allora c'è un quadro desolante e io non voglio fare polemica con nessuno, devo essere sincero, e sono spesso stato criticato negli anni e dalle varie opposizioni, sono succedute, sono delle scelte anche politiche, comprendo il ruolo anche dell'opposizione, e quello che non consento però a nessuno è di dire che il sottoscritto, qualcuno degli amministratori, abbia mai abusato del ruolo o abbia fatto interessi personali, è una cosa che non abbiamo mai fatto. Oggi leggo di dimissioni, che non c'è agibilità democratica, sono scelte politiche, sono scelte di vita e sono scelte anche conseguenti in base anche alle scelte fatte a priori dai cittadini. E noi siamo qui, Peppe, voi siete qui, avete il compito di continuare fino a maggio, la prima settimana di giugno, quando ci saranno le elezioni. Poi sono certo e convinto che questa amministrazione continuerà, e se lo vorranno i cittadini, perché noi saremo presenti con il nostro logo Tutto per Logo, il nostro simbolo, la nostra famiglia che sarà a disposizione di questa città, continueremo questo percorso, un percorso importante. Andiamo a scuola, parliamo di PON inclusione, nuove opportunità dopo gli anni di pandemia, ora è possibile fare frontale alcuni corsi. Andiamo a Paola. Si è svolto a Paola, presso l'Auditorium Sant'Agostino, un convegno sul PON Inclusione, un progetto fortemente voluto dal dottor Antonio Logatto, assessore ai servizi sociali della città di Paola, comune capofila del lato sociale numero 2 Paola Cetraro. Un evento che ha rappresentato l'occasione per raccontare le esperienze maturate nelle fasi di implementazione dell'attività progettuale rientranti nel PON e dove sono stati resi noti i risultati raggiunti sul territorio in termini di miglioramento della qualità della vita delle persone. Un proficuo incontro tra i diversi attori sui punti di forza e di debolezza delle azioni espletate. Il discorso che Paolo è capofila non può che responsabilizzarci ancora di più, però apre intanto l'argomento su una questione più generalizzata, nel senso noi dovremmo provare a salvarci come territorio. L'idea dell'ambito nasce con queste peculiarità. Il comune capofila sì, ma fino a un certo punto, anche perché poi le esigenze strategiche, le domande di un territorio sono pressoché alle nostre latitudini uguali. La gente ha bisogno di risposte. Il Ministero e la Regione Calabria ci mette nelle mani le condizioni di poter dare le risposte. È chiaro che noi dobbiamo essere capaci a programmare, ad avere una visione, ad avere un'idea di come poter dare risposte e soprattutto rendicontare, che è sostanzialmente il vero problema. Se non c'è rendicontazione non c'è erogazione di fondi e quindi di servizi. La questione sociale alle nostre realtà è più complicata di quanto si possa pensare. Chi fa il sindaco sa che quotidianamente si imbatte sulle esigenze di un territorio soprattutto provato da periodi di pandemia. È vero che noi siamo tra virgolette abituati a vivere nelle difficoltà, ma la mancanza di risposte non fa ancora di più che accentuare le distanze tra una risposta non data al nord e una risposta non data al sud. Quindi la cosa sulla quale io spingo, soprattutto con i miei assessori, con la mia struttura, non tanto di rivendicare il ruolo del comune capofila, ma di collaborare, perché l'ambito deve essere inteso proprio nell'idea della strategia finalizzata alla crescita più generale del territorio e non esclusivamente alla città che io amministro, chiunque altro amministra. Io penso che la sinergia, il gruppo, l'insieme, proprio per far sì che queste risposte, in qualche modo difficili anche da dare, siano appunto più accessibili e rendono la vita meno complicata da chi è più sfortunato di noi. La nostra amministrazione, come credo di interpretare anche il pensiero degli altri amministratori dei comuni del nostro territorio, che saremo sempre vicine a quelle famiglie bisognose, con le varie problematiche a 360 gradi, alle famiglie più ambienti, perché già il nostro territorio
è stato un pochino messo da parte, e se non rispondiamo, voglio dire, dando un aiuto, una mano a questa famiglia già fragile, a quei pazienti già fragili, non abbiamo concluso nulla. E il nostro obiettivo è quello proprio di carpire questi finanziamenti e questi progetti come questo PON che è terminato oggi. Parlo di progetti molto importanti per l'aiuto a quelle famiglie, per i bambini autistici, per il fondo povertà, dell'Alzheimer, tante problematiche che secondo me, se riusciamo a lavorare insieme, ripeto, con i sindaci di tutto il comprensorio, insieme saremo una forza e daremo risposte al nostro territorio. Il nostro dipartimento è un dipartimento multidisciplinare che si occupa della società nella sua complessità a tutto campo, quindi ci occupiamo di diritto, di economia, di sociologia, e di storia e di tante altre cose. Nel dipartimento c'è una scuola superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche che ha organizzato in questo ambito una scuola di formazione per gli operatori del PON, in particolare assistenti sociali, sociologi e operatori a vario titolo che si occupano appunto di inclusione sociale. Allora, sicuramente oggi ho partecipato con grande piacere a questa pregevole iniziativa relativa al progetto PON Inclusione. Ho accolto l'invito da parte dell'assessore al ramo con delega alle politiche sociali dell'assessore Antonio Logatto, e devo dire che ho appreso e seguito con grande interesse i lavori portati avanti dall'ambito dei comuni, che vede il comune di Paola ente capofila in questo interessante progetto che mette al centro e che è ovviamente incentrato nell'esclusivo interesse dei cittadini. E io credo che sia priorità della politica, delle istituzioni, mettere al centro la questione sociale, quindi ci sarà sicuramente grande attenzione. Sicuramente quello raggiunto oggi dai comuni dell'ambito è un risultato importantissimo, un primo grandissimo risultato, ma c'è ancora tantissimo da fare, e da parte nostra non mancherà l'attenzione nei confronti di coloro che hanno bisogno, che devono essere tutelati, le persone più fragili, le persone meno abbienti, perché, ripeto, bisogna mettere al centro delle politiche le politiche sociali, e abbiamo il dovere, ecco, appunto, di tutelare queste persone e rendere dei servizi utili di contrasto alla povertà. 14° Memorial Minoretano, quest'anno approda a Palmi il servizio di Graziano Tomacchio. Sì, si svolgerà qui a Palmi dopo un gran lavoro che è stato fatto insieme a Natale Princi. Siamo riusciti a portare questo premio importante dal Cilea di Reggio Calabria adesso al Manfroce a Palmi. Quindi il nuovo teatro della città di Palmi si fregge adesso di un premio nazionale ed è l'inizio di delle grandi manifestazioni che andranno a realizzarsi presso il nostro nuovo teatro. Ecco, proprio questo, il nome di Minoretano approda a Palmi, approda e porterà turismo, porterà movimento sul nostro territorio, ma porterà anche grandi nomi, cantanti di caratura nazionale, come anche giovani emergenti che si esibiranno sul teatro, sul palco del Teatro Manfroce. E per la città di Palmi questo è un rilancio e una vetrina che possa dare sviluppo anche turistico. Curata da lei, Natale Princi, e con questo 14° Memorial di Minoretano l'avete approdare qui a Palmi. Ecco, una bella iniziativa anche, diciamo, sia per lei che per il comune di Palmi. Buongiorno, intanto avevo preso un impegno l'anno scorso con il sindaco Ranuccio, siccome io vivo e opero nelle piane di Gioia Tauro, è giusto anche che Minoretano sarà a Palmi il Memorial, il 14° Memorial. Ecco, chi presenterà la serata? La serata la presenterà Domenico Milani e Giussi Sarto. Sinceramente il sesto memorial che faccio è a Reggio Calabria e Celea, e sempre mi domandavano tutti i fedelissimi e tutte le persone delle piane di Gioia Tauro, io ho voluto portarlo a Palmi per essere più vicino anche per loro. So che c'è una nuova emergente che lei sta lanciando, ecco, ne vogliamo parlare, signor Principe? No, come emergente c'è la nuova presentatrice che è Giussi Sarto, che oltre a essere presentatrice nel memorial Reetano è anche una ballerina. Quest'anno affidato a te la conduzione di questo Memorial Minoretano, però da Reggio ci spostiamo a Palmi.
Esatto, per me sarà la terza volta insomma, che mi accingerò a condurre il Memorial Reitano. Sono felice perché Mino era una persona, come abbiamo già ricordato durante la conferenza stampa, prima di tutto era una persona dal punto di vista umano veramente, come dire, irraggiungibile. Artisticamente sappiamo il suo tenore di voce, una grande voce, dei grandi pezzi, grande collaborazioni artistiche, quindi credo che questo spostare il Memorial Reitano alla 14ª edizione dal Teatro Cilea alla città di Palmi, nella città di Palmi, al Teatro Manfroce, credo che sia un passaggio quasi naturale, no? Per certi aspetti, perché comunque lui regino di nascita, sappiamo, Fiumara eccetera, quindi per me idealmente è come se facesse un tour Mino e si facesse quel giro meraviglioso nella nostra provincia, dico nella nostra Calabria, nella provincia di Reggio Calabria. E ora i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, iniziamo col quotidiano del Sud che riserva questa apertura. Tumore all'utero, pochi test in Calabria, i temi della sanità, la lettera appello al presidente Occhiuto di una giovane dottoressa che lavora fuori regione, tante donne non ricevono dal GASP gli inviti per i pap test, la prevenzione è ancora poco diffusa. Carburante, annunciato lo sciopero, il governo convoca subito i sindacati. Giorgetti, monitoreremo andamento prezzi e valuteremo eventuali iniziative. E poi l'inchiesta, divieto di dimora in Calabria per Giuseppe Aieta, è indagato per voto di scambio. Ecco l'ex consigliere regionale Giuseppe Aieta. Mai più liste alle spalle dei territori, intervista a Cuperlo del PD, oggi in Calabria. Derby Medicina, Catanzaro va al TAR contro il Corso all'Unical e ancora rincari carburante, la mappa dei prezzi in Calabria. Continuiamo con le notizie che riporta Calabria.live, l'apertura, titolo in rosso, Calabria litigiosa per medicina a Cosenza, mentre nelle regioni fioccano le facoltà. L'attenta analisi sul tema del momento del già rettore dell'Unical, Rosario Aiello. Invece per quanto riguarda Gazzetta del Sud, Reggio 135 posti e 1000 incognite, alta tensione in commissione controllo e garanzia, minoranza all'attacco. I concorsi al comune vanno a rilento e sulla prima procedura bloccata incombe pure il rischio di un ricorso al TAR. Regione Calabria, Rimborsopoli, Adamo, Aiello dovranno pagare, qui l'ex assessore Nicola Adamo in foto. Bagnara, danni al porto, l'ira dei pescatori, era tutto previsto, il molo danneggiato. Reggio, il processo epicentro, di nuovo in aula per quanto riguarda la giudiziaria, il collaboratore di giustizia De Carlo, dal 90 affiliato della cosca De Stefano, la svolta dopo l'arresto in Malefix. Due fotonotizie di centropagina, Confcommercio Reggio in aiuto delle imprese piegate dalla crisi, strumenti per facilitare l'accesso al credito. San Ferdinando fa i conti con la terribile storia, segregata e piccata dai familiari, salvata dalle denunce di zio e vicini. L'ultimo saluto alla piccola Valentina, ieri a Reggio, dolore e lacrime nella chiesa San Pio a Palizzi, orrore, cagnoline trascinate con l'auto, una è morta. Meloni, tra lo sciopero dei benzinai e i sondaggi, pompe chiuse il 25 e 26 gennaio, il 96,3% degli italiani disapprova il mancato taglio delle accise. L'intervento del governo, se i prezzi saliranno ancora, oggi incontro con i sindacati. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie per quanto riguardava Gazzetta del Sud per questo venerdì 13 di gennaio, linea che restituiamo alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli coperti con piogge battenti.
episodio è stato presentato da info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie per l'ascolto, riepilogo. Traffico di banconote false, perquisizioni anche a Reggio Calabria. I carabinieri del comando antifalsificazione monetaria hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico internazionale di denaro falso. Un nuovo pentito fa tremare l'andrangheta a Milano, conosce i segreti del clan Papalia. Rosi Barbaro collabora con i PM. Nel primo verbale i rapporti con la famiglia Maiolo e quelli con il capo del locale di Pioltello. Legate tra loro con un cappio e trascinate con un mezzo a motore fino alla morte di una delle due. E questo denuncia la LAV in un comunicato, l'atroce trattamento riservato a due giovani cagnoline che vivevano libere sul territorio a Palizzi e che erano in attesa di essere trasferite presso il rifugio gestito dall'associazione Anime Randagio di Bovalino. La regione continua a sborsare più di mezzo milione all'anno per gli affitti, decretata una spesa di 520.000 euro per pagare i canoni di localizzazione delle tante sedi periferiche che ospitano uffici della giunta. La storia della struttura inaugurata da Mattarella è celebrata da tutti i governatori. Sbarchi Furgiuele, approvato mio ODG a sostegno dei comuni calabresi, il deputato della Lega annuncia sostegno concreto ai comuni calabresi in prima linea nelle operazioni di accoglienza e primo soccorso. Ufficiali le dimissioni di quattro consiglieri, si tratta di Carabetta, Ratis, Garreffa, Passafaro, manca Previte. Il municipio intanto è il saluto alla città dell'ex sindaco Giovanni Calabrese, siamo all'opera.